lì non l'ho presa lì. Mi ricordo che la prima busta sono stati 25.000 lire. E questo penso nel 61, sì, nel 61 al Jolly. Mi ricordo. Deve essere stato così. Poi man mano, poi ripeto, io che ho fatto tutte queste escalation di lavoro, cioè io ero arrivata a un buon stipendio, comunque era la paga sindacale. Negli anni 70 io sono stata assunta. Questa era la mia seconda busta paga e all'interno conteneva l'indennità di Caropane, l'indennità di mensa e era separato anche il premio di produzione, che era un premio di produzione aziendale, non era un premio di produzione dato dalla categoria. Dagli anni sì, 73-74 gli scioperi sono stati molto frequenti e hanno però portato le buste paga a un raddoppio, ad arrivare negli anni 75 a triplicare. Negli anni 75 erano quasi 200.000 lire, 180-200.000 lire. Abbiamo ottenuto anche la contingenza, che era la scala mobile. La Gioconda ci siamo andati anche dei sabati mattina. Io quando ho iniziato a lavorare andavo anche la domenica mattina al Jolly, cosa che la Gioconda invece no. La Monna Lisa no, lì c'erano già delle regole, degli orari, timbravi il cartellino. Io finché non sono entrata nella Monna Lisa non avevo mai timbrato il cartellino. Cioè, rispettavi gli orari, facevi il tuo lavoro, qualche volta dovevi rimanere là magari mezz'ora in più, però se ti pagavano la mezz'ora, l'ora e non c'era. In quel momento non si chiedevano gli stipendi quando c'erano le contrattazioni, si chiedevano molte più agevolazioni nell'ambiente di lavoro, come avere le ore pagate quando andavi a fare l'assemblea, la medicina di fabbrica, avere la possibilità di uscire con i permessi, quando andavi a fare le visite mediche, permessi retribuiti. Noi notavamo questa cosa, se c'era sciopero, ad esempio, nel nostro settore, non eravamo in difficoltà, perché la Gioconda non apriva le porte. Cioè, per me gli scioperi erano la cosa più meravigliosa che potesse esistere, perché ovviamente mia madre era a casa. E quindi, non so, magari arrivavo un'ora prima, a volte c'erano gli scioperi così un po' a singhiozzo, no? Un'ora prima, due ore prima, una mezza giornata. E c'era anche questa idea proprio di che tutti lo dovevano fare, per cui mi ricordo che diceva che entrava, però qualcuno entrava, no? Quindi questi erano ovviamente un po' presi di mira, perché c'era sempre qualcuno, due, tre che entravano. Sempre come Gioconda, secondo me, se vi ricordate, avevamo ottenuto anche la 14ª mensilità, sì, sì, il contratto aziendale. Sì, sì. Avevamo. Poi anche il premio di produzione, un premio un po' speciale più alto, di produzione, sì, sì. Cioè l'avevamo ottenuti noi aziendalmente, ai primi anni. Il tradimento è stato quando non ha più funzionato per i vari motivi, ma secondo me molto è stata la morte di Gibertoni, che poi gli altri hanno mollato veramente, non ne hanno più avuto voglia. E eravamo riusciti a inserire nel contratto, ce l'avevamo un po' strappato, la flessibilità, perché straordinari sì, se ne chiedeva, ma eravamo molto restie perché avevamo quasi tutte famiglie. Perché ai primi anni facevamo molti straordinari, parlo del 69-70, non di più, poi meno, e poi si era arrivati, siccome alla fine degli anni 70, inizio anni 80, hanno cominciato a fare la cassa integrazione nei periodi di... Per evitarla si faceva la flessibilità. Secondo me siamo stati i primi a far passare questa flessibilità, ma era una flessibilità concordata all'inizio dell'anno per i periodi di maggiore lavoro e recupero, appunto, come si diceva, delle ore lavorate per evitare maggiore la cassa integrazione, che se ne faceva abbastanza in quel periodo. Quando lo sciopero non sbloccava le situazioni per perdere meno ore, si era arrivata a questa conclusione, provare anche a fare per reparti. Quindi suonava la campanella, si fermava il reparto ritiro, suonava il fischietto.
un fischietto si fermava il controllo, se fischiava invece un'altra raganella si fermava il controllo in busto, però c'era l'ordine di non passare da un reparto all'altro, il che l'azienda era quasi bloccata. Abbiamo fatto i picchetti, se vi ricordate. Noi eravamo tranquilli che la nostra azienda in quel periodo, se dicevamo sciopero, era sciopero. Tranne due o tre dirigenti, che quelli ovviamente mica li tenevi fuori. Però si otteneva. Noi partivamo, andavamo a fare il picchetto davanti a Max Mara, il personale, la maggioranza, quasi tutte passavano, però dimostravamo che lo sciopero c'era. A parte il commiraggio che c'era, no? Quelli prendevano stipendio pieno, mentre noi... Abbiamo fatto delle lotte non solo nella fabbrica, ma anche a livello sociale, perché... quando c'era la lotta per il divorzio, per l'aborto, cioè noi si andava in piazza, gli asili nido, faceva le mense interaziendali, ricordo che negli scioperi c'era la voce, si andava a lottare in piazza per avere la mensa interaziendale, per dare la possibilità, ricordo, nelle assemblee si diceva, per dare la possibilità alla donna di andare a mangiare in mensa senza che andare a casa, preparare da mangiare per tornare a lavorare. Le nostre mamme erano quelle che vivevano in casa, noi forse siamo stati la prima generazione dove la donna ha iniziato a lavorare fuori, ad avere la sua indipendenza. Sì. Alla Gioconda i corsi di ginnastica per adulti, sono nati a Bagnolo perlomeno. Sì. Abbiamo chiamato anche i ginecologi che venivano in fabbrica. Però non c'era l'ambulatorio, per cui nello spogliatoio il ginecologo portava lui il lettino, perché sennò non sapevi come fare.